25 nazioni e 600 partecipanti per la 5 giorni di orienteering in Paganella, pochi però i nordici da sempre i più forti a causa delle restrizioni sugli spostamenti aerei. 150 gli italiani in gara, ma fino ad ora solo successi stranieri nella categoria elite con gli svizzeri a fare la parte del leone, almeno al maschile. Trionfo rosso crociato dunque anche nella seconda middle, grazie al 28enne ingegnere civile di Thun, Canton Berna, Florian Schneider, che in 40 minuti e 0,3 ha preceduto di oltre 7 primi il connazionale Siro Corsi, balzato in testa però alla generale, grazie all'errore di punzonatura di Silvan Ullmann, che aveva vinto le prime due prove. Ora Corsi dovrà cercare di non commettere errori nell'ultima tappa per aggiudicarsi la sua prima gara internazionale. Non me l'aspettavo proprio, no, perché ho avuto molta fortuna che ha sbagliato un punto, ma devo fare attenzione domani a non sbagliarlo anch'io. Successo danese in campo femminile, il secondo di fila per Caroline Götterup. 38,41 il suo tempo, quasi due primi in meno della ceca Johanna Simkova, prima in generale. Tra le under 16, successo trentino con Giulia Gobber, GS Pavione. Intanto il 3 luglio in Cechia partiranno i mondiali di orienteering. 6 su 10 convocati trentini, i fratelli Riccardo e Carlotta Scalette, Viola e Giacomo Zagonel, Mattia De Bertolis e Francesca Tauf. Per tutti, primi erotti.